Leganés, Espanyol e Siviglia. Tre partite, le ultime tre partite di campionato per cercare di agganciare la quarta posizione e arrivare in zona Champions League per la prossima annata. Amor, Valencia la vittoria. Amor. Questo video è in collaborazione con G2A. Amici! Acquista giochi PS4, PC, Xbox a prezzi scontatissimi. Oh! Ma non solo. Vogliamo esagerare! Anche gamepad, mouse, tastiere, cuffie gaming, smartphone, gift card, iPad, console e tantissimi altri prodotti visitando il sito. Oh, la Madonna! Trovi il link in descrizione. Grazie per coordinare. È stato un piacere. E salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nell'ultima puntata di questa prima stagione, episodio numero 20, con il nostro Valencia pronto a cercare di agganciare la quarta posizione. Quest'oggi affronteremo il Leganés, l'Espanyol e il Siviglia e dobbiamo sperare in qualche passo falso del Villarreal, che ha 5 punti di vantaggio, ma non solo, anche dell'Eibar, che ha già giocato la 36esima giornata di campionato e ha vinto e quindi ha 65 punti come il Villarreal. Mi raccomando ragazzi, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate, perché come sapete da quando c'è stato l'aggiornamento della difficoltà, adesso la massima difficoltà è ingiocabile, è difficile, serve tanta concentrazione, quindi voglio tanto supporto da parte vostra. Mi raccomando, a 3000 like vi carico immediatamente una nuova puntata. Andiamo a fare la formazione, giocheremo in trasferta contro il Leganés. Siamo stati costretti a fare un po' di turnover e quindi in campo non scenderanno il vero capitano, ovvero Parejo e Gamero, soprattutto Gamero, che quest'anno, nonostante l'età, sta facendo davvero tantissimi gol. Quindi ci sarà Gaia, Diakabi, Rezos, Bellerin, Gonzalo Guedes, Guendouzi, Tom Davies e Ferran Torres. In attacco Rodrigo Moreno Machado e Maximiliano Gomez, o per gli amici Maxi Gomez. In panchina Gasperoni, Murillo, Lato, Rizzoli, Cangini, Castillo e Baieco. Andiamo. Riusciremo a vincere le ultime tre partite di campionato? Un solo passo falso e addio Champions League. Ok, batte il Leganés, Leganés Valencia, inizia qui. Si accentra, ancora Gaia, non deve avanzare troppo, se perde il pallone parte il contropiede, poi Tom Davies per Héctor Bellerin, bellissimo il passaggio per Ferran Torres, che può metterla in mezzo perché da solo Rodrigo Moreno Machado. Colpo di testa sballato, Cristante, e Leganés adesso che avanza. C'è anche Tom Davies ad aiutare qui Valencia. Cambio fascia, non c'è nessuno, si è dimenticato completamente l'uomo. Gaia salva tutto Héctor Bellerin. Gonzalo Guedes. Può avanzare Gonzalo Guedes, sempre Gonzalo il passaggio, ancora un tocco, bello il passaggio, attenzione Rodrigo, Rodrigo nell'area di rigore, il tiro, gliel'ha tirata addosso, prima occasione sciupata, bello il tocco, attenzione, può ripartire il Valencia, Rodrigo, salta così l'avversario, il passaggio, il tiro, la deviazione del difensore e si salva il Leganés, ancora Valencia. Bello il tocco. Guarda Tom Davies, lo trova il tiro. Tom Davies. 0-1, Valencia in vantaggio con un bellissimo gol di Tom Davies, ma è stato servito alla perfezione. Rivediamolo, il tocco. Eccolo il passaggio, se non sbaglio, di Maximiliano Gomez. E il tiro di destro di Tom Davies, perfetto. Mamma mia come va quel pallone. Occhio qui. Mamma mia come lo salta. Guendouzi non arriva, colpo di testa di Rezos e quindi corner. Bellerin avanza, palla al piede, Bellerin vede il compagno Rodrigo, lo stop, il tiro di sinistro, il portiere dice di no, corner. Non gli riesce la giocata, scambiano ancora, mamma mia che fallaccio fatto qui, attenzione, Rodrigo potrebbe essere espulso, ma no, ma dai. E adesso signori, con un giocatore in meno faremo tutto il secondo tempo e siamo stati troppo ingenui su quel contrasto e adesso ne pagheremo le conseguenze. Bello per Maximiliano Gomez. Maximiliano Gomez vede, attenzione a Tom Davies, la doppietta all'82esimo con un giocatore in meno. Tom Davies, che giocata signori, qui c'è una goccia sulla telecamera, non si vede più nulla. Ok, guardate che girata, la doppietta di Tom Davies che prende per mano il Valencia con un giocatore in meno, guarda. Bravo Tom, bravo Tom. Al 53esimo adesso difendiamoci. Molto bene, Guendouzi tiene la sfera. Guendouzi molto bene per Tom Davies. Tom Davies la scambia e poi subito il tocco. Gonzalo Guedes. Attenzione Tom.
stava per fare la tripletta con una rovesciata. Occhio che c'è spazio da quelle parti. Va anche Gaia. Adesso c'è Silva. Silva punta l'uomo, salta Bellerin. Attenzione a Munir che si infila nell'area di rigore. La deviazione di Diakabi si salva il Valencia. Bellerin, può andare? Hector? Bene, attenzione, Guendouzi. Guendouzi al centro. Gliel'ha tirata addosso. Gliel'ha tirata addosso. E quindi, signori, doppia sostituzione. È entrato Lee Kang-jin e la torre. Quindi abbiamo modificato leggermente la fascia sinistra. Ed entrano, anzi, ed escono Gonzalo Guedes e Gaia. Tocco. Benissimo. Tom Davis avanza, riesce a toccarla molto bene dove c'è Ferran Torres dall'altra parte, liberissimo. Attenzione a Lee Kang-jin, eccolo qui, servito Lee Kang-jin, colpisce il palo. Meritiamo di stravincere e siamo con un giocatore in meno. Occhio, c'è spazio, avanza il Leganés, ci lascia spazio. Attenzione a Ferran Torres, vede Maximiliano Gomez, non si è visto molto. Attenzione Maximiliano, di tacco, molto bene. Attenzione Tom Davis, colpisce il difensore. Guendouzi, è sballato il tiro, ma che azioni, signori, che azioni. Non prendiamo gol all'86esimo, che sennò questi ci fanno gol all'86esimo, al 90esimo. Diakabi ruba il pallone, può partire Valencia, vediamo se riesce a trovare un po' di spazio. Si gira molto bene, ecco il tocco, Maximiliano Gomez, e poi vede, attenzione, il taglio di Lee Kang-jin che si può infilare nell'area di rigore. Rigore, 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 tutta la vita, attenzione perché potrebbe arrivare anche l'espulsione per questo intervento. No, ammonito. È entrato benissimo in partita Lee Kang-jin. Calcio di rigore che batte Lee Kang-jin. Dai, Lee Kang-jin. Tutto pronto. Lee Kang-jin. No, centrale, volevo spostare quel tiro. Non ce l'ho fatta. Finisce 2-0 per il Valencia. 45 minuti con un uomo in meno. Lee Kang-jin spettacolare. Peccato per la macchiolina del calcio di rigore sbagliato. Però va bene così, dai, abbiamo ancora qualche possibilità. E mentre l'Atletico Madrid sta per portarsi a casa il campionato, gli basta davvero pochissimo, una squadra imbattibile, davvero una squadra favolosa, una sola sconfitta proprio contro il nostro Valencia, che ha fatto lì una prestazione assurda. Il nostro Valencia adesso ha soli 3 punti di distacco dal Villarreal. Villarreal che ha pareggiato in questa 36esima giornata di campionato. Villarreal che nel match di andata e nel match di ritorno contro il Valencia ha sempre finito queste partite sul 2-2. Quindi nel match di andata e di ritorno Valencia Villarreal è sempre finita sul 2-2. Quindi in questo caso si vedrà la differenza reti, e sulla differenza reti il Villarreal è a 18, il Valencia a 28, quindi vinciamo le ultime due partite, speriamo in una sconfitta del Villarreal e con gli stessi punti siamo in Champions League. Però bisogna anche sperare in un passo falso dell'Eibar, basta un solo pareggio. Il morale del Valencia sta aumentando e dobbiamo assolutamente vincere adesso contro l'Espanyol. Domenica 17 maggio 2020, una partita da ricordare. Andiamo a fare la formazione. Ok ragazzi, questa volta ho optato per il centrocampo classico, ovvero Condobia e Parejo, anche se preferisco Guendouzi e Tom Davis, ma visto che devono riposare opteremo per la strategia numero 1, ovvero centrocampo Condobia Parejo, anche se Parejo non mi sta soddisfando tantissimo, è vecchio, si stanca subito, non è veloce. In questo gioco la velocità conta molto. Questa è la partita di Troy Parrott o Jack Sparrott. Quindi Parrott, Gamero, chissà, arrivano altri gol. Andiamo. Dobbiamo rimanere concentrati, parlare poco e sfruttare le poche occasioni che ci concederà la squadra avversaria. Siamo pronti? Valencia e Espanyol, inizia qui la partita. Ecco un altro passaggio, guarda Condobbia, lo trova. Attenzione Condobbia, non trova nessuno, chiede il supporto. Chiede supporto, eccolo qui, Condobbia! Il tiro, Lopez la blocca con semplicità. Dai, al Mestalla, non possiamo fare brutte figure. Pallone in mezzo, colpo di testa, perfetto. Attenzione qui, Corchia. Ti corchio di mazzate se non lasci quel pallone, attenzione. E chiudilo, ancora. Se lo guarda, guarda che se lo guarda. Guarda che se lo guarda, Paulista. Guarda che se lo guarda. Stiamo soffrendo, la blocca. Casperone, malissimo. Non riusciamo a contrastare. Ci aiuta Gonzalo Guedes, mamma mia come gira quel pallone, e ci salva ancora Casperone. Rivediamo, mamma mia che effetto quel pallone, ma c'era fuori gioco. Espanyol che adesso risponde al Valencia, finta, bellissimo Bellerin, contrasto fantastico di Hector.
Ancora, scivolata, colpisce anche l'uomo, attenzione, può arrivare l'ammonizione ad Hector. Sono cattivissimo, sono cattivissimo. Ho paura di questa punizione, signori. Pallone in mezzo. Qualcuno vada. Madonna che scambio, mamma mia che scambio. E beh, hanno giocato benissimo nello stretto. 1-0 Espanyol, bisogna fare adesso due gol per portarci a casa questa vittoria, gol di Piatti. Finisce il primo tempo ragazzi, l'anno prossimo, anzi appena si aprirà il calciomercato estivo, cercheremo di acquistare un nuovo difensore. E arriverà anche Cavani, eh. Fate uscire assolutamente Parejo. Non va più bene secondo me, troppo lento per questa difficoltà. Non è scarso, il problema è che è lento. E su FIFA il giocatore lento vuol dire avere zero di overall. Sento già che la partita sta per cambiare. Sento già altri movimenti, altri spazi. Vedo che Tom Davis aiuta tantissimo. Ci mancava quel giocatore veloce in più. Occhio, un altro tocco, eccolo qui. Troy Parrott, Troy Parrott. Nell'area di rigore il tiro. No, né rigore né gol, non ci credo. No, non era la partita di Troy Parrott. Entra Vallejo, un giocatore più veloce. Esce con Dobbia, entra Guendouzi. Ok, rubiamo il pallone. Vallejo! Signori, appena è cambiato il centrocampo, il Valencia gioca. Bene. Al centro, Vallejo! Colpo di testa, entra. Non ci credo. Non ci credo. Possiamo andare così adesso, Guendouzi. Ecco qui Guendouzi, Matteo Guendouzi. Riesce a toccarla, guardalo, guardalo. L'inserimento è perfetto, fuori gioco. Ma che sfiga, oh. Proviamo la chiusura, non ce la facciamo. Per l'amor di Dio, prendessi il pallone, eh. Ok, due minuti di recupero. Pallone lunghissimo, sbagliato. Niente, finiscono anche in attacco. Finiscono anche in attacco. Assurdo, assurdo. Grandi occasioni. Palla fuori e finisce questo secondo tempo. Niente da fare ragazzi, niente. Lo so. L'aveva persa, l'aveva persa il Villarreal. Il problema è che ha vinto l'Eibar. Quindi signori, non possiamo andare in Champions League. Adesso bisogna capire se la dirigenza accetterà questo verdetto oppure Pierluigi Anecchino verrà sbattuto fuori. Lo scopriremo nell'ultima partita. Ciao Anecchino, volevamo solo ringraziarti per il tuo contributo al raggiungimento di uno degli obiettivi del club, fama del brand, previsti per la stagione. L'obiettivo era di guadagnare almeno 120 milioni dalla vendita delle magliette questa stagione. Non ce l'avremmo fatta senza di te. Quindi sono felici. E adesso signori, ultima partita di questa stagione contro il Siviglia, che si trova in ottava posizione. Non possiamo perdere comunque la settima posizione. Abbiamo 4 punti di vantaggio sul Getafe, quindi siamo praticamente tranquilli in quella posizione. Forse possiamo arrivare quinti se arriva un'altra sconfitta del Villarreal. Villarreal che lotterà per arrivare in quarta posizione e deve sperare in un passo falso dell'Eibar. Andiamo a fare la formazione. Lo devo assolutamente dire, Parrott per il momento non è un giocatore da Valencia. Vedremo se il prossimo anno ci sarà spazio per lui, se no andrà in prestito. Scenderemo in campo così. E devo dire anche che preferisco il centrocampo Tom Davis Guendouzi. Se vinciamo questa partita e vedo ancora una volta che il centrocampo funziona, adesso contro una squadra più forte dell'Espagnol e del Leganés, allora l'anno prossimo vedremo Tom Davis e Guendouzi affiancati, sempre titolari, mentre ci sarà panchina per Parejo e ovviamente con Dobbia. Andiamo. Ci serve concludere questa annata con una vittoria per ripartire felici, tranquilli e poi fare ottime prestazioni, perché diciamo che tutti i pareggi e le sconfitte sono state partite comunque giocate a viso aperto, dove meritavamo forse nella maggior parte dei casi, come nella scorsa partita, di più. Abbiamo ancora qualche difficoltà, bisogna ancora migliorare questo club e arriverà di sicuro un tassello in difesa. Arriverà sicuramente Cavani, che abbiamo preso a parametro zero. E assolutamente qualche piccolo miglioramento ancora a quelli, aspettando di veder crescere giocatori come Rezos, DHB, Tom Davis, Guendouzi e tantissimi altri, Castillo, eccetera eccetera. No. E niente, queste sono le partite delle espulsioni. Sono davvero aggressivo sull'avversario e dopo pochi minuti
in questo primo tempo arriva la doppia ammonizione di Gonzalo Guedes. Ho fatto un'altra cazzata. Abbiamo spostato un po' Rodrigo nella posizione di Gonzalo Guedes. Non voglio ancora sfruttare una sostituzione, però ragazzi, per contrastare questi avversari bisogna essere aggressivi. Il problema è che spesso puoi andare a vuoto, prenderti l'ammonizione e poi rischiare il doppio giallo. Il problema principale è questo. Infatti oggi davvero sembro un macellaio, ma non è così. Ho fatto dei contrasti semplicemente fuori tempo, allungando semplicemente la gamba. Così, tipo così. Occhio. Mettiamoci in difesa. Occhio. Rigore. Dai ragazzi, ma che davvero? Ma stiamo scherzando? Rivediamo l'intervento da calcio di rigore. Ma dai, ma cos'è? Cagare, va, attenzione, calcio di rigore. De Jong la tira, la mette lì, arriva Casperone. E vediamo cosa gli devi regalare più. Ancora una volta sul primo palo Gaiao. Guarda, va, non arriva neanche se lo chiami, Tom Davis. E non riesce a saltarlo, oh, ma è incredibile, non sbagliano nulla. Ocampos, di nuovo, parte, va Guendouzi, cattivo. Matteo Guendouzi, sterza Ocampos. La dà al centro, ancora un passaggio, scivolata a vuoto, attenzione qui, Ocampos, la mette in mezzo, Paulista fa buona guardia, cade Guendouzi, non si sa il motivo, quasi autorete di DHB. E ancora una volta, questi se crossano sul primo palo fanno gol, meno male che non lo fanno, perché Gaia ha un problema grandissimo, e abbiamo subito molti gol anche per quello. Non sa staccare di testa, ha zero di elevazione, si fa sovrastare sempre in elevazione, anche fisicamente. Su tutto il resto non mi dispiace, ma deve migliorare su quello. Finisce il primo tempo 0-0. Mi andrebbe anche bene, con un giocatore in meno. Altro fallaccio. Un altro fallaccio, signori. Sono impazzito. No, un'altra espulsione, signori. Il ritardo, la scivolata, niente. Oggi sono ritardato, volevo dire, oggi vado in ritardo su tutti i palloni. Uno sfracello, davvero uno sfracello. Adesso non so proprio come comportarmi. Mi serve uno fisico, e quindi ci vado a mettere con Dobbia. Gli vado a mettere Licangini, che è veloce, che potrebbe anche affiancarsi a Gamero in velocità. Più di così non so più cosa fare, signori. Ho fatto due interventi stupidi in ritardo. Però qui il cartellino è facile, eh. Il gol arriverà. Cattivi. Ne abbiamo due, ne possiamo avere anche tre di espulsi, eh. Quindi non riusciamo a contrastare. Salva tutto Casperone. Guarda Gaia dove rinvia. Jordan, perché andiamo in ritardo sulle scivolate? Casperone. Oh niente, ho i riflessi lentissimi quest'oggi. Non mi è mai capitato due espulsioni nella stessa partita. Mamma mia. Benissimo, occhio al pressing. Usciamo fuori da qui. Bellerin, ma se la vinciamo con due giocatori in meno. Attenzione, Carlo Soler. Sono andati in attacco, hanno lasciato spazi. Carlo Soler. Bello. Cioè, dopo la deviazione, tira in porta, chissà. No, lui, l'appoggio di testa. Bravissimo. Bene, riesce a toccare Lee Kang-jin, che cambia fascia pur di andare a prendersi il pallone. Attenzione, Lee Kang-jin. Ancora Lee Kang-jin per Gamero. Gamero tira. La para il portiere. Madonna, in contropiede. Più cartellini rossi, perché giochiamo meglio. Occhio Bellerin. La scambia molto bene. Con due giocatori in meno, signori. Stiamo facendo un partitone adesso. Attenzione. La parata non è finita qui. Non è finita qui sul secondo palo. Salva il difensore, attenzione, contropiedi 83esimo, arriverà il gol al 90esimo come sempre. Vediamo se salta Gaia, ce la fa. Ancora, proverà il tiro. Bella madò. Che gol, signori, che gol. Salta il difensore, vediamo. E poi, madonna che tiro preciso. Abbiamo resistito per 85 minuti, poi gol di Jordan. È bello. E niente, un'altra sconfitta. Arrivano sempre i gol alla fine però, eh. I gol sempre alla fine. Mai al 20esimo, 31esimo, no, 45esimo, 85esimo, 83esimo, 90esimo, al recupero, boh. Attenzione, attenzione, ci prova il Valencia, prova a metterle in corner, tutti in attacco signori, tutti in attacco. Attenzione ai contropiedi qui, tutti in attacco con due giocatori in meno.
La vedo male. Attenzione che rischia. Attenzione. Bravissimo Condobbia. Ecco il tocco. Può andare. Gamero chiede la sfera. Gamero. Kevin. La pareggiamo. La pareggiamo, signori. Mamma mia. Ma Condobbia ci ha salvato. Condobbia ci ha salvato e ci ha risposto. Ci ha detto Tom Davis, Guendouzi. No. Hai visto cosa t'ho fatto? E gol sotto le gambe. Con due giocatori in meno. Non è Gamero, è Soler. Non era Gamero, ha segnato Carlo Soler. Benissimo. Ok, adesso signori, vediamo di non prenderci gol agli ultimi 10 secondi. Finisce qui. Signori, finiamo questa annata con un pareggio contro il Siviglia, con due giocatori in meno, con un gol al 90esimo e un gol subito all'86esimo. Quindi capiamo bene che le partite su FIFA si, diciamo, decidono negli ultimi minuti. Praticamente sono tutte così le partite su FIFA. Allora, finisce così questo campionato. Atletico Madrid che vince la Liga con 103 punti, 100 gol fatti. Non è il miglior attacco, ma il Barcellona per un solo gol fatto in più. Miglior difesa, Atletico Madrid e Barcellona. L'Atletico Madrid è riuscito a battere squadre come Barcellona e Real Madrid. Real Madrid terza posizione. Eibar, quella era la nostra posizione, ce la siamo giocata. Quindi andremo in Europa League, sesta posizione, Villarreal in quinta posizione. Getafe, Athletic Bilbao, Siviglia, Espanyol, Betis, eccetera, eccetera, scendono Leganés, Mallorca e Osasuna. Il club ha ricevuto ulteriori fondi in seguito ai risultati nella competizione. Questi fondi ci permetteranno di aumentare il budget mercato per la prossima stagione. Quindi premio in denaro 107 milioni, ma non saranno quelli che ci daranno per il calciomercato, eh. Ce ne daranno molti di meno, secondo me 60-65 milioni, proprio se vogliamo pensarla in grande, eh. Allora, signori, adesso ci vediamo un po' le competizioni più importanti. Vince il Liverpool la Champions League ancora una volta, battendo il Barcellona per 3-2. Vince l'Europa League il Borussia Dortmund, battendo in finale 2-1 il Manchester United. La Supercoppa di Spagna la vince il Real Madrid contro l'Atletico per 2-0. Quindi non è solo il Valencia che ha battuto l'Atletico, ma anche il Real Madrid in finale di Supercoppa di Spagna. Qui invece il Barcellona ha battuto il Real Madrid. Cioè, facciamo un po', io batto te, tu batti me, però diciamo, si sono un po' divisi le competizioni. In Francia, nella Ligue 1, vince il Paris Saint-Germain con 106 punti. Seconda posizione per l'Olympique Lyon, comunque 104 punti. Terza posizione per il Monaco. Andiamo adesso in Germania. Vediamo chi ha vinto. Bayern Monaco con 99 punti. Seconda posizione per il Borussia Dortmund. Poi c'è un distacco nettissimo. Avanziamo, vediamo nuovi campionati. Premier League, assolutamente Premier League. Manchester City. Vince il Manchester City, 102 punti. Ma voglio dare un'occhiata anche alla League 2, dove c'è il Forest Green, perché sono molto curioso di vedere che posizione ha fatto. 13esima posizione, 60 punti, ma cosa mi dici mai? Andiamo avanti, signori, andiamo a vedere un po' la Premier League, l'abbiamo vista, quindi il campionato di Serie A, vediamo un po'. Piemonte Calcio, non conosco questa squadra, va bene, comunque 37 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte. Oddio, cioè, ma cosa un solo pareggio. Poteva fare 38 vittorie su 38. 112 punti. Seconda posizione per il Milan, che comunque ha fatto 96 punti, eh. Milan che si sta riprendendo pian piano. Mentre andiamo a vedere, ovviamente, signori, qui in Olanda vediamo l'Ajax. Ecco, appunto, l'Ajax. Anche l'Ajax quasi come la Juventus, anzi come la Juventus, 33 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, quindi solo un pareggio in 34 giornate di campionato. Io penso di chiudere qui questa puntata. Vediamo un po' anche qui, giusto per darci ok. Red Bull, ok. Vabbè, ma ancora non è finito qui il campionato. Va bene, ragazzi, io vi do un bacione e un abbraccione. Ci vediamo nella seconda stagione. Incominceremo il calciomercato, incominceremo a testare anche Cavani. Mi raccomando, vi porterò immediatamente una nuova puntata e continuerò la serie se raggiungiamo i 3000 like, altrimenti
ci metterò più tempo per iniziare la seconda stagione. Probabilmente la inizierò durante il periodo estivo, quando sarò già nel mio studio di registrazione. Quindi se vedo che non c'è abbastanza supporto, lo farò più avanti. Un bacione, un abbraccione, ci vediamo nelle prossime puntate su PES, sulle varie carriere giocatore, vai e via dicendo, ok? Bacione a tutti. We'll be right back.